Sono le strategie che ormai da qualche anno le imprese italiane dentro uno schema di promozione governativa hanno adottato, e questo ha permesso al nostro sistema di farci strada proprio dentro un'economia coreana che negli ultimi anni ha mostrato tendenzialmente una crescita, di un paese che ormai è diventato una delle grandi potenze economiche del mondo e soprattutto di un paese che manifesta un grande interesse per il Made in Italy. La storia dei due paesi è più o meno simile, siamo in presenza di due miracoli economici, così e solo avendo in mente questo si può capire quale può essere la strategia. Abbiamo dei settori che sono in forte competizione, ma per fortuna, per esempio, i settori del lifestyle ci vedono posizionati a un livello più alto. Questo significa che il consumatore coreano, soprattutto in considerazione della propria capacità di spesa, può optare per un prodotto coreano che garantisce una certa qualità, soddisfa anche certi bisogni, ma è chiaro che nei segmenti di popolazione più alti questa idea del Made in Italy si è fatta strada. Vorrei ricordare che oggi Seoul è una delle città, secondo me, più eleganti al mondo, e nei quartieri, diciamo cosiddetti, una volta si chiamavano i quartieri bene di questa metropoli, le vetrine dei prodotti italiani la fanno da padrona. Quindi per le italiane è necessario capire che siamo in presenza di un mercato di grandi potenzialità, che ha delle peculiarità, che ha delle caratteristiche per esempio molto particolari nella distribuzione, ci sono dei colossi nella distribuzione, quindi le imprese italiane devono molto spesso trovare la forma dell'aggregazione per poter essere, come dire, capaci di interessare un interlocutore coreano, e devono capire che siamo anche in un paese dove il commercio online, il digital trade, si è fatta strada. Molto del commercio, soprattutto nelle fasce di popolazione giovanile, passa attraverso gli smartphone, quindi è importante che per le nostre imprese ci sia una consapevolezza del fatto che i prodotti devono incominciare ad entrare dentro una cultura del digital trade, perché dall'altra parte non solo il consumatore ma anche l'importatore guarderà questo tipo di elementi.